Buongiorno a tutti. Oggi sono in zona Valfella. Le prime mie due escursioni oggi sono andate molto male, perché due bunker, o meglio due opere del Vallo Alpino, non sono riuscito a trovarle. Troppo scoscesa la montagna, non c'erano più sentieri, era quasi impossibile arrampicarsi. Ci voleva un'attrezzatura da arrampicata, diciamo così. E invece, in questa galleria, guardate cosa ho trovato. Pensavo fosse un ingresso di qualche locale tecnico della galleria. E invece, questo non è un cadavere, innanzitutto è un manichino. E non so perché sia qui. E questo, con un'approssimazione di certezza del 70-80%, io dico che è un bunker del Vallo Alpino, perché la costruzione mi ricorda un bunker del Vallo Alpino. Poi vi ripeto, potrei sbagliarmi e se mi sbaglio, come sempre, chiederò scusa perché io questo non me lo aspettavo. Ho due mappe del Vallo Alpino in mio possesso. Mi stavo spostando dalle due opere che non ho trovato a un'altra opera che sta di là del fiume Fella. E spostandomi per puro caso inquadravo tutti i buchi che c'erano nelle gallerie e in questa galleria ho trovato questo bunker del Vallo Alpino. Questo è un bunker del Vallo Alpino, è ufficiale. Vedo le porte e sì, ormai per fortuna ho imparato anch'io un po' a destreggiarmi in questi luoghi. E guardate, qui c'è la feritoia coperta, come sempre, che dà sul fiume Fella. Allora, cosa vi posso dire? Qualcuno mi ha detto, mentre giri per questi bunker, raccontaci un po' qualche storia, qualcosa che li riguarda. Allora, questi bunker costruiti lungo tutte le Alpi durante il ventennio, per volere di Benito Mussolini, vennero costruiti a partire dal 1931, però già nel 1925 si iniziò un lavoro per adeguare le strade. Cosa vuol dire? Per raggiungere queste zone, perché queste zone erano veramente irraggiungibili o quasi. Quindi si è voluto ovviamente prima dotare di una rete stradale il paese. Sappiamo che in quel periodo strade, treni, ne sono stati costruiti tanti edifici. Ecco, poi una volta costruite tutte queste strade, che è iniziata l'opera del Vallo Alpino. Il numero è abbastanza controverso, nel senso, ci sono molti siti che parlano di queste opere e danno dei numeri, chi 3.000, chi 4.000, un mio amico esperto ha detto che sono 5.000, io ho trovato su un sito internet 3.250, comunque, come avete potuto capire, sono migliaia e non sono tutte terminate, non sono tutte terminate. Inoltre, alcune sono incompiute, alcune appena iniziate. Inoltre, molte di queste opere sono state utilizzate dopo la guerra, alcune sono state distrutte dopo la guerra. Sul trattato di pace che ha firmato l'Italia è stato fatto obbligo all'Italia di distruggere molte di queste opere, però molte altre sono state utilizzate durante la Guerra Fredda dalla fanteria d'arresto, composta per lo più da alpini. E dalla fanteria d'arresto, essendo state utilizzate, sono state ovviamente restaurate. Vedete, qui non c'è nulla, c'è una postazione, però visto che ho trovato la scala,
rendetevi conto che per me è molto difficile fare delle buone inquadrature in questo momento, perché ho due mani. Una la uso per arrampicarmi e una devo tenere sia la telecamera che la pila, perché qui dentro, vi do l'idea, qui dentro è completamente buio e senza la pila non si fa niente, ovviamente. E una cosa per chi vuole venire qui, la pila di casa non va proprio bene. Con la pila di casa vi potete muovere, però non in sicurezza. Questa è una torcia professionale, costata oltre 100 euro. Quindi se dovete venire a fare un'esplorazione, mi raccomando, due sono le cose fondamentali: la torcia fondamentale, potente, e le scarpe. E le scarpe. Comunque, vi dicevo, nel 31 sono iniziati i lavori della costruzione di tutti questi bunker. Poi la costruzione con l'inizio della guerra è stata interrotta, ovviamente. Allora, qui è chiuso e non... Sapete qual è la mia filosofia? Io non rompo nulla. Se trovo aperto, trovo aperto. Se trovo chiuso, trovo chiuso. Ogni tanto qualcuno mi contatta e mi dice: tagliamo la rete, entriamo, buttiamo giù il muro. Ovviamente io non faccio nomi. E posso comunque essere amico di chi mi dice queste cose, però sappiate che io non taglio reti e non butto giù muri. Assolutamente. Io entro dove si può entrare e dove non si può entrare non entro. Questa è la mia filosofia. Poi qualcuno ogni tanto mi sfotte su YouTube dicendo: ma non entri mai con la faccina che ride. Non entro mai. Entrate voi, magari vi beccate una denuncia e poi vediamo. Perché ricordatevi una cosa: se io dovessi prendere una denuncia perché sono entrato in qualche posto, sappiate questo: se io mi becco una denuncia, io poi non entro più da nessuna parte. Perché quando mi sono speso 4.000 euro per l'avvocato, io non ho più soldi, ok? 3-4.000, quello che è. Cioè, io sono un padre di famiglia, ho due figli, un lavoro che mi occupa tutte le notti, 5 notti a settimana. Io ho finito di lavorare 2 ore fa, per dirvi, 2 ore e mezza fa ho finito di lavorare e sono venuto qui senza dormire. Io non posso rischiare una denuncia per il semplice fatto che se mi denunciano io ho finito di fare escursioni, perché i soldi che metto via per le escursioni, guardate che c'è qui, poverino, ma è una trova da mangiare qui, è chiuso. Bene, siamo arrivati alla fine del bunker con il nostro amico Rospolo. Ciao Rospolo. Con il nostro amico Rospolo abbiamo finito questo bunker e... più piccolo di altri, diciamo. Ultimamente li ho fatti tutti più grandi di questo. Però aspettate, perché prima ho inquadrato una scala a chiocciola, l'ho tenuta per ultima, sperando che gli scalini in ferro mi possano tenere, perché voglio fare questa scala a chiocciola e vedere cosa c'è sopra. Sotto siamo già andati giù 3-4 volte con gli scalini, come qui, però voglio farmi la scala a chiocciola. Adesso appena la vedo, prima l'ho inquadrata, magari non tutti l'avete notata, eccola qua, la scala a chiocciola. Allora, io molte volte dall'alto ho visto questo buco e la scala a chiocciola non c'era. La scala a chiocciola mi tiene, ok? Mi tiene e preghiamo che mi tenga, perché ruggine ce n'è tanta e io con la mia attrezzatura e tutto sono oltre 100 kg. Guardate
che roba, guardate che roba, qui rimbomba tutto, qui rimbomba tutto. Un'altra scala a chiocciola, ah, questa io non l'avevo mai vista, questa situazione. Qui andiamo sopra la montagna, c'è un'uscita, mamma mia ragazzi, che camminata, ecco qua, porco cane, guardate dove siamo usciti. Ma guardate, io ho il sospetto che questa possa essere, mi pare fosse l'opera 2, quella che non sono riuscito a raggiungere prima. Adesso non mi ricordo, scusatemi, ma ripeto, non ho dormito. Comunque è pazzesco, senza volerlo e senza aspettarmelo, ho trovato questo meraviglioso bunker opera del Vallo Alpino. Allora, o la mia piantina è sbagliata e quest'opera è l'opera 2, che a me risultava 600-700 metri più in là, ripeto, mi pare che fosse l'opera 2. Dopo comunque a casa sulla descrizione scriverò tutto quello che scopro su quest'opera, perché sicuramente molti di voi la commenteranno e mi diranno qual è e quale non è. Vedete, qui c'è un sentiero, qualcuno è salito per questo sentiero, però è pazzesco pensare che si arriva dalla galleria parcheggiando la macchina 10 metri prima, mostruoso. Io cosa vi posso dire? Io dall'opera sul fiume Fella vi saluto e vi auguro una buona giornata.